Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico. E io questa mattina, insieme ai miei pisciolini, vorrei parlarvi del Caffè Biblico. Sì, vorrei parlarvi di questo nostro format, di questo strumento che nelle vostre case, almeno spero, arrivi regolarmente, oppure lo stai vedendo per la prima volta adesso, occasionalmente. Perché un caffè biblico? Perché al mattino abbiamo bisogno di qualcosa di sano, qualcosa di nutriente, non solo per la mente, non solo per lo stomaco, ma anche per l'anima. Abbiamo bisogno di una fettina di parola del Signore, abbiamo bisogno di una breve meditazione. In questi anni abbiamo visto argomenti di grande attualità, altri argomenti di storia, altri argomenti di geografia. Abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, ma poi alla fine c'era sempre una conclusione, c'era sempre un messaggio biblico, un messaggio evangelistico. Sì, perché lo scopo di questo caffè ovviamente non è quello di fare una panoramica su quello che succede nel mondo, non è neanche sicuramente quello di metterci in vista o di calcolare visualizzazioni, aumentarle. Lo scopo di ognuno di noi è quello di presentare la buona notizia di Cristo. Sì, di presentare questa splendida buona notizia che non riusciamo a nascondere, non riusciamo a tenere dentro di noi. Quel detto, ho la mia religione, tu c'hai la tua, io mi tengo la mia, tu ti tieni la tua, è già una dimostrazione che tu hai solo una religione, perché se veramente avessi Cristo Gesù nella tua vita, tu non puoi tacere, non puoi tenertelo. Gli apostoli andavano incontro al martirio, ma non stavano zitti. Voglio leggervi una frase dell'apostolo Paolo che dice in una delle sue ultime lettere, proprio quasi il suo testamento spirituale, a un suo collaboratore, Timoteo, dice: "Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Predica la parola." Ci sono tanti modi di predicarla, nelle chiese viene fatto. Ma io credo che sia molto intelligente predicare la parola online, predicarla con gli strumenti che la tecnologia ci fornisce oggi, e il caffè è un ottimo strumento. Per cui io sono onorato di far parte del team dei produttori di caffè, permettetemi. E sono onorato di arrivare nella tua casa per predicare questa ottima notizia che c'è un Dio d'amore che salva, che cambia i cuori, che dà pace, che dà gioia, che dà una speranza in questo mondo molto, molto triste e combattuto. Dio ti benedica.